Buongiorno e benvenuto o benvenuta in questo nuovo vlog. Si inizia con una nuova settimana, è la penultima settimana di aprile e in pratica il 19 di aprile oggi, un lunedì caratterizzato da questo bel sole e da questa bellissima luce che però, diciamo, sì, è un accenno di primavera, anche se ho visto che le previsioni già mettono per il weekend un po' brutto, giustamente. Io ho una faccia particolarmente sbattuta, infatti adesso magari vado a sistemarmi un attimo. E diciamo che ci siamo svegliati con l'F24 da pagare, che per chi ha la partita IVA sono cose molto piacevoli, no? Quando arrivano queste cose. In pratica non fai il tempo a prendere un po' di soldi che poi dopo te li portano via in tasse. Io sono stanco. Non sto riuscendo, continuo a non dormire bene. Dovrò fare qualcosa prima o poi per questo non riuscire a dormire bene. Perché è strana come cosa. Ma più che altro perché io mi impongo di star sveglio fino ad orari troppo tardi quando non me lo posso più permettere. E niente, quindi io oggi ho il lavoro, mi sto impostando un po' al lavoro da fare. E mi sembra che per quanto riguarda il discorso YouTube e comunicazione social sia tutto perfetto, quindi non dedicherò altro tempo fino a sabato, mentre adesso mi dedicherò un po' ad alcune questioni, ecco, ci aggiorniamo più tardi. Oggi è martedì 20 aprile ed è stata una giornata molto stancante, in pratica non mi sono fermato nulla e sono particolarmente stanco. Quindi questa settimana procede così. Mi auguro di essere così bravo da registrare molte cose durante la settimana, che si sta rivelando essere molto, molto, molto stancante. Ed è solo martedì. Più che altro stancante a livello mentale perché con questa previsione di apertura a cascata stanno arrivando e si stanno sbloccando quelle situazioni che erano state un po' in stand-by fino ad adesso. E quindi, bram, stanno arrivando tutte le cose da fare velocemente, che va molto bene da un certo punto di vista, dall'altro, diciamo. Perché è un periodo, la primavera, marzo, aprile, maggio, giugno, sono dei periodi in cui io avverto molto di più la stanchezza rispetto agli altri mesi, perché il cambio di stagione è micidiale. Tra l'altro un cambio di stagione che boh, non si è ancora capito qua quanto stia facendo perché un giorno fa bello, un giorno fa brutto, quindi anche meteorologicamente parlando, il fatto che ci siano questi sbalzi sicuramente non aiuta al benessere psicofisico, soprattutto la mia cervicale che appena e che ho notato quando ci sono questi cambiamenti un po' drastici ne risente ancora di più. Sto facendo un sacco di propositi. Nel senso che vorrei fare un sacco di cose appena questo casino passerà. Bisogna vedere per quanto sarò capace io di portarli a compimento e di raggiungere questi obiettivi. Per quanto riguarda il resto, se ti devo dire la verità, ci sono molti pensieri che sto facendo in questo periodo e mi piacerebbe poi riuscire mi piacerebbe poi in qualche modo riuscire a
a poi dopo metterli a fuoco e magari condividerli anche in video, visto che poi ultimamente mi sono lasciato andare a queste cose qua. Io sto guardando di là perché non ti sto inquadrando quella parte di studio perché c'è un casino che non ho messo a posto, che non ho sistemato, perché non ho avuto proprio il tempo e adesso non ne ho voglia. Quindi io dovrei correggere una cosa, ma probabilmente mi traslerò sul letto e questa cosa la lascio da fare domani perché adesso non posso davvero mettermi a farla. Adesso ha finito di caricare il video su YouTube nuovo. Vedo se riesco a sistemarlo, a caricarlo correttamente e poi vado a letto. Cioè mi metto orizzontale, mi guardo un po' di cose per staccare il cervello, poi leggo un pochettino e poi vado a dormire. Ormai il ciliegio è completamente sfiorito, sono cresciute tutte le foglie e quindi sembra di stare nella giungla. Buongiorno, giovedì 22 aprile, è mattina, sono le 10:30 e io sono già stanco. Cioè, per farti capire, no? Come sta procedendo questa bellissima settimana. Ieri ho pubblicato il video del Chi sono, conosciamoci. Avevo molta paura di presentare questo video perché non capivo come potesse essere inteso. E invece è piaciuto particolarmente. Ho ricevuto molti commenti, quindi sono contento, ecco, che vi sia piaciuto e che non sia stato troppo noioso, troppo un video inutile. Ma sono contento. Io sono qua che sto decidendo che cosa fare perché ho 800 cose da fare. Devo iniziare da qualcosa. Infatti adesso mi dedicherò a finire alcune cose. Nel frattempo sto ascoltando dei video riguardo ad alcuni aggiornamenti di Google, cose del genere, perché cerco sempre di inevitabilmente tenermi informato. Mi sposto dall'altro computer e magari metto a caricare la batteria visto che qua sta lampeggiando. Non so te, ma questo periodo io lo sto trovando molto snervante e molto stressante a livello mentale perché con queste aperture improvvise, diciamo così, che io forse non capisco neanche più di tanto. Si sta, diciamo, come si può dire in un italiano corretto? Si sta facendo di tutto per far sì che queste aperture, siano il più veloce possibile per illuderci di tornare ad una normalità il prima possibile. E questa cosa qua, ovviamente, secondo me ha anche degli effetti sulla nostra percezione del reale o comunque ha degli effetti sulla nostra psicologia che fino a oggi eravamo obbligati a stare a casa rinchiusi, mentre dalla settimana prossima sembra che ci dobbiamo obbligatoriamente muovere perché riparte tutta la giostra, riparte tutto il circo. E questa cosa ovviamente a me sta facendo un po' soffrire quella che viene forse chiamata, non so, la sindrome del nido, nel senso che ormai ci siamo abituati talmente tanto a stare in casa che riprendere l'abitudine di uscire, di pianificare i vari impegni, risulta essere molto snervante e problematica anche se vogliamo. E quindi è un periodo in cui io sto risoffrendo un po' di ansia. Che è una cosa, vabbè, che ciclicamente mi capita e che mi rendo conto essere influenzata da tutti questi fattori e ovviamente mi costringe anche a
procedere con fatica. In più a tutto questo ci aggiungiamo tutta una serie di questioni poco piacevoli, di notizie che arrivano, e in più il cambio di stagione, che è comunque quel momento dell'anno in cui la concentrazione, la forza e tante cose non vanno come dovrebbero perché si è sempre molto stanchi e tante cose. Quindi per questo, secondo me, io ho fatto anche fatica questo video a farlo nascere, perché effettivamente è molto, 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 è un periodo un po' così. Io non so che illuminazione ci sarà in questo pezzetto di video, però mi sono messo qua perché proprio l'altro giorno ho visto il video della Bottega Colorata, che è una persona che io seguo qua su YouTube. Ovviamente trovi il link qua sotto in info box, che secondo me ha affrontato un tema molto interessante, e una sua considerazione su il proprio percorso su YouTube. Nel video in questione, Claudia, che tra l'altro è una mia conterranea e che quindi saluto e abbraccio, si lamentava, secondo me ha ragione, di un determinato comportamento per generale, diciamo, qua su YouTube. Nel senso che nel video in questione lei diceva: io ho tot iscritti, quando invece le visualizzazioni e i commenti sono sempre neanche un decimo di questi iscritti. E questa cosa, purtroppo, è una cosa qua su YouTube molto, molto, molto diffusa, nel senso che anche i canali molto grandi spesso hanno questo, tra virgolette, problema, nel senso che magari hanno tantissimi iscritti, però poi le visualizzazioni e i commenti sono molto 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 inferiori rispetto a questi iscritti. E questo perché spesso l'iscrizione la si fa non proprio per interesse, e Claudia nel video appunto denunciava il fatto di questo sub for subs, o comunque mi iscrivo, ricambi l'iscrizione, che qua su YouTube è una piaga, secondo me, nel senso che sotto i miei video c'è stato un periodo in cui tantissimi commenti erano semplicemente dei commenti che ti richiedevano il sub for sub, senza poi dimostrare interesse né per il tuo canale, o magari proponendoti dei canali che erano completamente fuori da qualsiasi tipo di tuo interesse. E questa cosa qua però è, diciamo che, tra virgolette, un problema, perché effettivamente poi rallenta tantissimo i canali, perché YouTube, per far crescere i piccoli canali come i nostri, si basa sulle iscrizioni, sulle visualizzazioni che ogni singolo video fa nell'arco delle 24 ore, ma soprattutto anche sulle interazioni, perché più un video viene visto, più un video ha interazioni, più vuol dire che il video è apprezzato, e quindi YouTube lo spinge meglio, lo fa vedere anche a nuovi potenziali utenti che ancora non ci conoscono. Questa cosa, io vi devo dire la verità, per chi fa video è molto snervante, perché se noi creator, chiamiamoci così, ci impegniamo a fare un determinato tipo di video ed impacchettare un determinato tipo di prodotto, cioè, è anche piacevole avere un riscontro, ed è anche bello ricevere dei commenti in cui si possa. In cui si possano condividere vari punti di vista, o comunque in cui si possa chiacchierare e confrontarsi. Questa cosa purtroppo su YouTube sta diventando sempre molto, molto difficile, ma per il semplice motivo che ormai io mi sono reso conto che vanno determinate tipologie di video. E in questo caso noi creator, se vogliamo emergere,
dobbiamo in qualche modo cercare di non snaturare noi stessi, portando dei contenuti che ci rappresentano in toto, ma anche che possono in qualche modo essere ben veicolati da YouTube. Per questo, anche nel mio canale spesso vedete dei video molto eterogenei, perché ci sono dei video che io voglio fare proprio perché voglio condividere quel determinato aspetto, quel determinato argomento, e poi ci sono degli altri video che inevitabilmente mi ritrovo a dover fare per condividere con voi altri aspetti che magari possono essere considerati un po' mainstream e quindi più facili da raggiungere. E più facili e che rendono più facile la crescita del mio canale e dei miei video. Non so se mi sono spiegato. Io, mentre ti sto parlando in tutto questo marasma, mi sto rendendo conto che ci sono un sacco di cimici che girano qua in casa e questa cosa mi rende molto nervoso. Tra l'altro, qua c'è gente fuori che passa, che questiona. Vabbè. E basta, questo era il mio commento. Comunque vi lascio il video di Claudia che ha affrontato bene il suo questo argomento, appunto parlando proprio dello sfogo. Io comunque voglio dire anche un'altra cosa, guardando le mie analytics, come quelle di tante altre persone, più della metà degli utenti che guardano i miei video sono utenti che non sono iscritti al mio canale. E questa cosa qua l'ho vista denunciata da parte di tantissimi altri YouTuber che hanno magari anche molte più visualizzazioni iscritti del sottoscritto, ma anche loro registrano appunto questa alta percentuale di non iscritti che continuano a vedere, a guardare i propri canali, ai propri video, ai propri contenuti. Io su questa cosa qua ho un mio parere, che magari sviscererò in un altro video, perché è un altro aspetto che mi piacerebbe affrontare, legato anche a questioni personali, legate ai rapporti interpersonali di amicizia, che mi piacerebbe condividere con te. E quindi probabilmente farò un video al riguardo. Ora, visto che sto blatterando da un bel po' di minuti e comincio ad avere, non posso dire cosa per rendere l'idea, perché è una cosa un po' volgare, adesso stacco qua e mi metto a fare dell'altro perché vorrei pulire la camera, vorrei pulire la mia stanza, metterla in ordine. E tra l'altro, perché ho in mente di fare una cosa che vedrai prossimamente. La cosa strana è che io oggi ho mangiato anche pochissimo, sono stato stanco tutto il giorno e adesso mi sto svegliando così come se avessi sniffato l'elio, che non va bene perché poi c'è un po', cioè nel senso vorrebbe uno anche andarsene a letto, eccetera. Sono in fase di correzione di una cosa e quindi sono un po' in ansia anche per questo fatto qua. Qua sto giocando con delle cose, vabbè. Questo pezzetto di video che doveva essere un piccolo appunto su una cosa che secondo me è interessante da affrontare è diventato uno svarionamento totale. Mi ritiro. Possibile che sbaglio sempre? Tre giorni fa.